Buongiorno! Amore, sveglia! Lo sai che domani vai in gita? Lo sai che domani vai in gita? Eh? E ci dobbiamo portare tutto, 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 tutto? E dobbiamo ancora andare a fare la spesina? Perché ti devi portare il pranzo, le merendine... Il pranzo, le merendine, devi decidere cosa mangiare, quindi oggi dobbiamo andare a fare la spesa. Che senso pranzo? Il pranzo lo dobbiamo portare noi per domani, capito? Quindi oggi dobbiamo andare a fare la spesa, ok? Amore, dai, sveglia, dai. Buongiorno, amore, ma dove andiamo domani? In gita! Yeah! Finalmente è arrivato il momento anche di Vanessa andare in gita. Quindi, sentimi bene, visto che tu, a differenza di Anastasia, non avrai il pranzo pronto dalla scuola e le merende... Io mi devi preparare tu. Cioè, esatto, quindi oggi... Il pranzo. Ma il pranzo i panini, amore. Mica ti preparo la pasta asciutta o la carbonara, Quindi oggi quando uscirai da scuola, andiamo insieme? O mi dici tu cosa vuoi e io te li compro? Cosa vuoi, pane e salame? Sì. Però ascoltami, non ti posso prendere i panini, posso prendere il pane a fette, perché sennò domani è duro. Qual è il pane? Del mulino bianco, quello a fette. Ah. Mamo, ti prendo il pane arabo, quello morbido, domani però non è appena fatto, è morbido ma non è morbidissimo. Ok, quindi pane arabo, solo salame o anche prosciutto? Mm. Un solo panino col salame o due panini? Un solo. Ti sicura? Ok, un panino col salame e poi come snack? Va bene, come snack magari? La merenda a metà mattina. Quindi abbiamo già tutto, vero? Va bene, vestiti immediatamente. Cuccioline e cucciolini, anche per Vanessa è arrivato il momento di andare in gita finalmente, anche per lei sarà la sua prima volta perché lo scorso anno, il giorno prima della gita, ha iniziato a avere la febbre, quindi non è potuto andare. Quest'anno si è slogata una caviglia a scuola, speriamo che oggi non le succeda niente, perché domani Vanessa andrà finalmente in gita, oltretutto in un posto bellissimo, in un castello dove verranno vestiti da medievali. E poi ci faremo raccontare da lei che cosa faranno. Quindi aspettiamo Vanessa che esce da scuola, così prepariamo insieme a lei lo zaino per la gita. E voi cucciolini, siete stati in gita quest'anno? Scrivetemi nei commenti dove siete andati. Vanessa, stiamo andando fuori a cena e non abbiamo ancora fatto lo zaino. Allora, io oggi ti ho comprato, guarda, i panini morbidi che sono lì dietro di te, così domani sono ancora morbidi, il salame come piace a te e anche il prosciutto crudo, il gran biscotto, quello che tu adori. Quindi mi devi dire domani mattina tutti e due. Faccio uno col salame e uno col prosciutto, va bene? Sono grandi i panini, vuoi che faccio metà e metà o sì, uno? Sì, metà. Sei sicura? Sì. Non è che poi hai fame? No. Tu dici che un panino ti basta? Sì, non so. O preferisci uno col salame, basta? Uno al prosciutto? Sì, e uno al salame. Così uno alla partenza e uno al ritorno. Pranzi alla partenza, tu non fai col merenda? Ma... Quello è un pranzo. Ma infatti la merenda... La merenda mi dice... Sì, a voi ve le ha preparate la scuola. A noi non ce l'hanno fatti mangiare dentro. E dove? Sul pullman? No. Fuori? Non ce l'hanno fatti mangiare fuori. Fuori li avete mangiati. Io anche lei, mica sul pullman. La merenda sì. Ma no. Ma neanche a voi. Ah, quindi quando si scende dal pullman, un'ora e mezza, mangia qualcosina allora domani mattina. Perché prima a noi ci ha fatto vedere prima tutto, poi quando c'è la merenda. Scusami, sul tuo programma c'è scritto che arrivate alle 10, andate in bagno, fate la merenda, poi iniziano le attività e alle 2 entrate dentro, ma se piove secondo me entrate dentro subito. Quindi domani mattina mi dici che cosa vuoi per colazione, qualcosa devi mangiare Vane, perché poi fino alle 10 non mangi più, un po' come a scuola del resto. Vabbè, allora come li vuoi questi panini? Uno. Due quindi? Sì. Due? Ok, al massimo se avanzano li riporti indietro, d'accordo? Quando torniamo devi fare subito lo zainetto. Però non lo fai tu perché io non so cosa mettere. Ma sì, mettiamo i fazzoletti di carta, ti ho comprato le salviette, quelle per umidificanti per lavarti le mani. L'ombrellino. L'ombrellino e... I panini però te li faccio domani mattina. Le merende, scegliamo insieme dopo? Sì. E poi i braccialetti, io direi di andarli già a prendere e metterli sul tavolo. Ok. Sei agitata? Sei contenta? No. Però vuoi stare vicino a Giada? Se Giada vorrà stare vicino a te, tu devi stare davanti, assolutamente. Sì, Giada sta con me, perché anche lei un pochino soffre, mi ha detto. Va bene, d'accordo. Andiamo a mangiare. Vi state divertendo? Che bello, ragazze, ce l'avete tutto per voi.
Madonna, non fatevi male! Non fatevi male! Non fatevi male! Dai, tra poco mangiamo! Cominciamo? No. Bello, oggi il risottino, il tuo anche! È bellissimo! Buon appetito! Sei contenta finalmente di mangiare il tuo risotto giallo? Sì! Buon appetito! Buon appetito! Yeah! Anche il dolcino? Proprio male! Crepa la Nutella! Perché l'ansia, amore? Perché non so, arriviamo lì per le 7, ci sono già tutti là. E allora? Hai un'ansia felice però, vero? Sei così emozionata perché devi andare in gita, amore mio. È la prima volta per te, non sei mai andata in gita. Allora, Vane, siamo tornati. Proviamo i braccialetti un attimo? Sì. Grazie. Vanessa, li devi mettere in giù. Qua e deve avere almeno al contrario. No, è giusto. Il punto è questo, brava. Deve stare almeno, vedi, tanto così, un centimetro, perché ti deve andare. Va bene? Ok, quindi domani mattina li mettiamo, poi li togli quando arrivi e li rimetti quando parti, d'accordo? Tieni, Livane. Dai, su, fammi vedere che merende vuoi. Prendi gli snack che ti vuoi portare. Guarda che tu oggi. Sì, oggi mi hai chiesto la barretta. Uh-huh. E qua c'è questa qua, buonissima. Ma io pensavo quella la piccolina al cioccolato con la Nutella. Guarda che questa è buonissima, è con le mandorle, guarda che buona, portala. La vuoi? Se non mi piace. Non la mangi, me la riporti a casa e me la mangio io. Poi scegli cosa vuoi come snack, come colazione, come merenda, dai. Allora, come snack? I chips, sì. Va bene. Sì. Poi l'estate al limone? Li ho comprati. Ne vuoi due di estate? Un attimo e non è estate. Va bene. Poi un'altra merenda, dai. Magari no? Per quando tornate, no, non credo che sia necessaria. Vuoi un pacchettino di chips? No, di questi. Ok. E quindi ti faccio un panino al salame e uno al prosciutto. Sì. Poi ti metto allora, due bottiglie d'acqua, va bene? E per dopo e pranzo, giusto? Quindi questi, e l'acqua. Questi tre più un estate, un Actimel e due bottigliette d'acqua. Ok. Va bene? Ma sì, io te ne do due, poi vedi tu. Poi l'ombrellino, i braccialetti ci sono. Adesso andiamo su, scegliamo lo zaino. Fatti una doccia e subito a dormire che domani mattina alle 6:30 suona la sveglia. Va bene? Dai. Sì, dimmi una cosa. Che cosa? Anche tu ti devi alzare alle 6:30 sì, domani. Una cosa. Se no Vanessa poi la sente e dice che poi non vale. Allora, quando lei cosa c'è? Dimmelo, dai, che ti porto al parchetto. Sì. Sì, lo sappiamo. Abbiamo, anche lei è andata al parchetto il giorno che tu sei partita per la gita, avevamo mezz'ora di tempo, cosa facevamo fuori da scuola? E tu? Io e te andiamo al parchetto, va bene? Sì. Dai, andiamo a lavarci e andiamo a fare la nanna. Prendi lo zaino. Perché la cavetta? Perché stamattina è stato pulito. Dai, scegli lo zainetto, Vanessina, io vado a mettermi il pigiamino, ok? Amore, vai a farti subito la doccia, ok? Sì, no, te le metto io domani mattina. No, amore, tardi, dobbiamo alzarci presto. Non guarda, fare i capricci che sbatti i piedi che c'hai 10 anni qua. Guardate. Dai, scegliamo i vestiti. Sono fuori, te li vado a prendere. Ma cosa devi mettere qua dentro? Le merende, l'ombrellino, i fazzoletti, le salviette e basta. Vabbè. Dai, mi raccomando, vai a farti la doccia, ok? Scegliamo insieme, venite, dai, su. Ora dai, dimmi, cosa hai preso? Sì? No, portiamoli dentro, mica li lasciamo qua. Questo è, ragazzi, il nostro angolo lavanderia, palestra, c'è un po' di tutto. Ok? Hai scelto? Vanessa, se li rimetti giù, li devi mettere bene, non così. Tu cosa stai facendo? Dio mio, che casinista. Scivolo. Gasper, sei lì, Gasper è come un cane, è sempre con noi. Anastasia, hai appena mangiato, andiamo a lavarci. Sì, tra poco questo scivolo finirà nella palestra di papà. Ma adesso li portiamo dentro. Prendi. No, allora non va bene. Non si asciuga. L'ho appena stesa. Dai, Vanessa, stai ritirando fuori tutto. Guarda, Vanessa. Perché domani mattina? Li devi rimettere tutti bene. E perché non ci sarà più? Hai capito? No, vero, fammi vedere.
Allora, Vane, abbiamo trovato lo zaino, ci siamo lavati, andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina molto presto. Anastasia, è inutile che ti nascondi, domani la sveglia suona alle 6:30. Anastasia, io te lo dico. Io sì. Sicuro? Non mi svegliare, Vanessa, prima che suona la sveglia, io ti avviso, Ascoltami, Anastasia, guardami, io ti avviso, se non ti alzi io devo andare, perché lei non può perdere la gita, d'accordo? Quindi alzati, che poi andiamo un po' al parchetto, va bene? Buonanotte, a domani mattina. Dormi, eh? No. Buongiorno. Ciao, amore. Amo, mi hai svegliato tutta la notte, adesso dormi? No, ci sono sveglia. No, alzati, Vanessa, sono quasi le 8, eh? Dai, le sette. Vado a prepararti i panini. Va bene. Però cerca di alzarti e di svegliare anche tua sorella, altrimenti dobbiamo far tardi che dobbiamo passare anche a prendere Giada, va bene? Svegliati, Guarda che mi hai svegliato tutta la notte, adesso dormi? Sei contenta? Peccato che piovicci, no. E vabbè, pazienza. Abbiamo preso. Facciamo un riepilogo. I panini. I panini. Due merende. Ah no, aspetta, allora i panini, i chipster, la barretta, l'estate, poi le salviette se mi sporco, i fazzoletti, poi i polsini ce li hai addosso, sì. Poi un burro cacao se vuole le labbra secche, perfetto, e i tuc, ok, e l'acqua e i sacchetti. Adesso andiamo in macchina, prendiamo l'acqua e l'ombrello. No. A posto, c'è tutto? Sì. Non hai bisogno di altro. Ah, ieri sera ho ammazzato un mille piedi. Sì, e hai ammazzato anche me stanotte perché non hai chiuso occhio, vabbè. Ma quella è un'altra storia, mi sa che è l'ultima volta che vai in gita, eh. Veramente? Poi stamattina alle 7 dormivi nel letto, cioè, Dio. Veramente? Sì. Ah, sì. Cioè, ti sei alzata alle 5:30 e ti hai detto, mamma sveglia, io ti ho detto, stai zitta che sono le 5:30. Ma a me mi veniva un mal di pancia. E avevi l'ansia. Un mal di pancia, mi veniva a vomitare per l'ansia. Lo so. L'avevo capito, andiamo a prendere Giada che sono le 7:30. Andiamo Ani, prendi lo zainetto amore. Ragazzi, io mi sono fatta male al collo, come potete vedere sono caduta prima dalle scale. Ma fa niente, quello sono dettagli. Dettagli. E comunque perché adesso abbiamo preso Giada e siamo di fronte alla scuola, perché lei abita di fronte alla scuola. Quasi. Sì, e siamo arrivati. Bene, dai, non vedo ancora il pullman, meno male, non siamo in ritardo. Ma magari sono già andato? Perché hanno il tutti? No, sono tutti. Ma sta piovendo? È piovigina, sì. Vabbè, vai. Giada, tu cos'hai, il Kiwi? Sì. Ah. O vuoi che ti do un ombrellino? No. Perché io ne ho un altro. Sera, Vanessina, da piccolo amore. Guarda io. Anche tu, sì. Vanessina, dov'è? Sorellone e i fratelloni, vero? Ani. Avete un po' di nostalgia della gita? Avreste voluto esserci voi in gita? Sì. Vabbè, dai, il prossimo anno. Buona scuola a voi. Anastasia, l'ombrello! Ciao, buongiorno. Buongiorno cuccioline e cucciolini. Anche Vanessa è partita per la gita, ahimè, con un tempaccio. E vabbè, pazienza, super felici tutti quanti. Anche la maestra era super contenta e niente, quando tornerà dalla gita ci facciamo raccontare tutto. Già cucciolini e cuccioline, è quasi ora che Vanessa rientri dalla sua gita, piove tantissimo purtroppo, ma tra poco sarà qui con noi e ci racconterà com'è andata. Io ho già visto delle foto stupende. Ragazzi, sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia, piove tantissimo, non si vede, non si percepisce, ma sta diluviando. Vediamo se tiro giù il finestrino, non posso, è vero, la macchina è chiusa. Non so se da voi sta piovendo, scrivetemi nei commenti se da voi piove, qua veramente diluvia. E tra poco uscirà Anastasia e per l'arrivo invece di Vanessa ci vorrà ancora un quarto d'ora più o meno. Ma attendiamo con molta ansia che torna dalla gita. Grazie Amelia, chi stanno arrivando? Come boh? Non vedi nessuno? Sei sicura? Oh, mannaggia, aspettiamo una... Vedo un pullman là in alto, Tu no, perché sei piccolina, io sono alta. Io li vedo. Guardatelo il pullman, ma si vede? Mamma mia, è andata con gli altri.
Tu lo vedi? Ma è andata a scuola? Io lo vedo. Ciao, bentornata. Giada, vieni, non l'ho vista ancora la mamma. Vieni, vieni. Com'è stata? Bene. Ti sei divertita? Sì. Hai mangiato? Ho visto che avete lottato. Ah, Giadina ha i lividi sulle gambe. Comunque, vabbè. Senti, allora vuoi andare con Giada? Sì, alla confessione. Alla confessione di Giada. Allora poi vi aspetto a casa tutti e due, va bene? Sì. Poi facciamo un aperitivo. Mi raccontate tutto. Mamma, però, Penso agli altri quando mi vedono, i miei compagni. Sì, infatti, penseranno. Sì. Per un attimo penseranno che fai parte di loro. Poi si renderanno conto che invece non c'entri nulla, tesoro. Va bene, allora. Sì, sì, sì. Buona confessione. Ci vediamo dopo. Vi aspetto. Non scappare, che secondo me tu non sei andata nel Medioevo, tu sei andata al mare. Sono al mare. Sei tornata abbronzata oggi di Lucia. Wow, ma sei bella. Non mamma. Che succede? Non mamma. Mi ama. Mamma. Io ti amo, amore. Ti amo, amore mio. Va bene, andiamo, dai che diluvia. E io non so se arrivo sana alla comunione. Bentornate, bimbe. Com'è andata la confessione? Bene, ho saputo che hai preso l'ostia, non consacrata ovviamente. E la volevi anche tu? Ne volevi un pezzettino? Domenica la prendi, manca poco, Vane. Siete stanche? Dopodomani. Siete stanche? Senti, ma cosa mi raccontate di questa gita? Che è stata un po' agitata, vero? Tu addirittura hai i lividi sulle gambe. Avete lottato, eravate vestiti da... Guerrieri. E avete lottato con le spade, vero? Ma vi siete di plastica, sì, però era plastica dura. Vi siete divertite? Adesso a parte tutto, vi è piaciuto andare in gita? Tu non sei stata male, vero? Neanche né all'andata né al ritorno? È andata un pochino meglio, ma magari anche tu? Ma no. Avevate fame magari? Sì, e sete, non vi facevano niente, no, perché gli zaini si lasciano dentro, infatti, il bagagliaio. E cosa avete fatto sul pullman? Avete cantato? No? Però giocavamo anche indovinare gli avverbi, poi quando passavamo avete giocato a indovinare gli avverbi? Sì. Fantastico! Poi alcune volte quando avevo sete non avevo la borraccia, non c'era l'acqua, non avevo l'acqua. Non ci ho messo l'acqua? No. Veramente? Ma come? Dalla sua foto così mi è caduta tutto. Mi sono dimenticata l'acqua, era in macchina. Ma l'ombrello ce l'avevi? E poi, sì. E l'acqua no? E poi quando Giada aveva la borraccia in mano, per cercare il capo è caduta e quindi è andata sotto il sedile della maestra e la maestra, cos'è questo bagno? Ma veramente? Sì. Oh mio Dio. Mi dispiace, amore, scusa, ero convinta di averla messa. Quando andavamo sotto le gallerie tutti, chi non sa per Milano stai? Uè, calma, calma. Ecco. Ah, allora sì, va bene. Comunque vi siete divertite? Per te, Vanessa, è stata la tua prima esperienza. Sei stata contenta? Sono contenta. Va bene, adesso ceniamo e poi diamo una buonanotte, che questa giornata è finita, ok? Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, Ani. Sei buona, amore? Brava, mangialo tutta. Sono appena tornata a casa, ho ancora fame, non so perché. Però adesso vado a dormire e sono stanchissima. E quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao.